Possiamo partire, grazie di essere qui questa mattina, insomma di essere anche molto paziente rispetto a queste tempistiche. Siamo lieti di essere qui con Anna Chiara Lucchini di Generali, che ci aiuterà a commentare i dati del nostro studio e della nostra survey. Io sono Laura Innocente e con me c'è Valentina Mosca e insieme proveremo a portarvi in questo percorso attraverso le generazioni. Valentina, prego, vuoi iniziare? Grazie, poi sì, iniziamo. Cliccare qui, guarda. Perfetto. Ecco, voilà. Grazie mille. Ok, intanto per chi volesse, avesse delle domande, potete inquadrare questo QR code che vi rimane aperto sul cellulare in modo che nel primo pomeriggio Alberto e Luca possano raccoglierle e rispondere alle domande che avete. Quindi lo lascio ancora qualche secondo. E come diceva Laura, oggi vi porteremo un po' con noi nel mondo delle motivazioni e delle motivazioni viste attraverso le generazioni e come questo ci richieda delle risposte organizzative molto diverse rispetto al passato e anche delle competenze di leadership e delle capacità di gestionali molto diverse rispetto a quelle che declinavamo fino a ieri mattina. Parlava prima, l'ha accennato Ravin, l'ha accennato anche Kate Bravery nei loro interventi. Questi sono dati che vengono dai Global Talent Trend. Come cambia il patto azienda dipendente nel corso del tempo e delle generazioni, perché troveremo delle similitudini. Il mondo del Novecento era un mondo che aveva dei contratti di fidelizzazione. Il patto azienda dipendente durava una vita. L'azienda rispondeva ai bisogni primari della persona e l'aspettativa di chi è nato dei boomers, per cui della generazione che ha avuto successo nel secondo dopoguerra, aveva un'aspettativa di avere un unico lavoro, un'unica azienda per tutta la sua vita professionale e di lasciare a sua volta il posto ai propri figli. Il contratto negli anni successivi, la mia generazione, gli X, siamo nati negli anni delle crisi petrolifere, siamo stati la prima generazione a sentir parlare di disoccupazione, la prima generazione a fare i conti con un'incertezza, con delle risorse, con i primi problemi di inquinamento e, come dire, avevamo dei bisogni un po' diversi dalla generazione precedente, avevamo bisogno di essere ingaggiati e quindi il contratto di lavoro, il patto azienda dipendente rispondeva a dei bisogni che cominciavano ad essere più psicologici. Bisogni di risultato, bisogni di crescita all'interno dell'organizzazione, di fare carriera, di trovare un posto nell'organizzazione, nella società e di avere sicurezza ancora, perché la nostra generazione, gli X, sono gli scettici, sono quelli che non credono più nel mondo meraviglioso del boom economico, sono i primi che hanno cominciato a vedere logorarsi una serie di illusioni e fantasie. Oggi siamo qui. Contratto sollecitato dai bisogni di quelli che chiamiamo millennial, che oggi compongono la larga parte delle nostre comunità di lavoratori e di professionisti, sono al 50% dentro le organizzazioni e parliamo di un contratto che ha a che fare con lo sviluppo del potenziale della persona all'interno dell'organizzazione, non più solo del professionista, ma cominciamo ad avere la persona nel suo insieme. E quindi cominciamo a cercare risposte, i nostri dipendenti cercano risposta dei bisogni di senso, di significato, di purpose, chiedono all'azienda di essere più umanocentrica e meno dispiegata sui layer organizzativi. Le nuove generazioni però ci stanno portando lì, parlavamo prima di life contract, no? Un contratto, un'organizzazione che mi vede come essere umano nel mio insieme, che mi sta accanto e che diventa per me un partner di crescita, di vita, che quindi è vicina nei miei momenti significativi, che mi dà opportunità, pari opportunità di carriera, di salario, ma anche di esperienza. Nessuno Z ha la percezione che starà nella stessa azienda tutta la vita, già i millennial non ce l'hanno più, gli Z ancora meno. Però di essere connessi, di potersi muovere all'interno delle nostre organizzazioni, di poter fare esperienze diverse, assolutamente sì. Quindi, come dire, come vediamo, anche le nostre forme contrattuali e il patto azienda dipendente ha seguito le forme delle generazioni diverse.
E adesso passo la parola a Laura che ci parlerà meglio delle motivazioni e dei perimetri e dell'analisi che abbiamo fatto, da dove abbiamo preso i dati che vi stiamo per presentare. Allora, grazie Valentina, sulla base di questa evoluzione ci siamo interrogati su come stavano cambiando le motivazioni attraverso le generazioni, soprattutto perché attraverso le nostre attività di assessment vediamo decine e decine di persone, di manager ogni giorno nelle organizzazioni. Abbiamo pensato di approfondire i dati provenienti da uno degli strumenti che noi utilizziamo, che è uno strumento che abbiamo già realizzato qualche anno fa, psicometrico, che chiamiamo Mercer Assessment of Potential, è basato sulla nostra ricerca sul potenziale, e abbiamo pensato di analizzare tutti i dati degli ultimi 4 anni, dal 19 al 22, legati allo strumento che analizza i driver motivazionali. Quindi, come vedete qui, abbiamo analizzato 5.200 questionari con dati internazionali, lo abbiamo fatto su 4 anni, abbiamo analizzato i dati per genere, livello educativo, seniorità professionale, età. Questo è il panel del nostro campione. Come vedete, è formato prevalentemente da generazione X e da millennials, di cui vedete anche, scusate, io non sono un po' di spalle, sono un po' messo male, di cui vedete anche la distribuzione in termini di layer organizzativi. Quindi i dati che vedete sono relativi a questo campione. Che cosa rileva MAP in termini di motivazione? Ovviamente abbiamo 8 driver motivazionali, il primo è legato più all'impatto e al power, quello che più comunemente si chiama power. C'è poi il tema del riconoscimento, quindi dell'avere visibilità, il tema dell'achievement, quindi del raggiungimento dei risultati. Abbiamo ancora i driver del supportare gli altri, del lavorare in un ambiente non conflittuale, ma anche molto divertente, che, con i colleghi dove possiamo esprimere noi stessi. E abbiamo anche altre due driver motivazionali, che sono il supportare gli altri e il mastery, che è quel driver motivazionale legato all'acquisizione di nuove skill. Che cosa abbiamo identificato all'interno, quali sono gli insight emersi da questa ricerca? Allora, vado subito con il primo. Come vedete, mastery, che è, come ho appena detto, il driver legato all'apprendimento delle nuove skill, è un driver motivazionale molto forte nella generazione Z. Un po' lo immaginiamo, perché sono persone che entrano oggi nel mondo del lavoro, ma questo ci deve far riflettere anche sul fatto, come abbiamo visto questa mattina, che i nostri giovani ci chiedono di crescere all'interno dell'organizzazione in modo diverso, attraverso l'acquisizione di skill, attraverso esperienze che permettono di fare e di acquisire e di ampliare il proprio know-how. Questo driver è molto importante anche per le donne. Questo un po' conferma del fatto che le donne, per crescere nell'organizzazione, debbono esprimere una competenza decisamente superiore a quella degli uomini. Secondo driver importante per la generazione più giovane è l'achievement, quindi il lavorare per obiettivi, per il raggiungimento dei risultati, e questo ci deve di nuovo far riflettere sul fatto che non può essere più un elemento di motivazione quello di passare, trascorrere tante ore al lavoro, ma quello di dare degli obiettivi chiari, definiti, che le persone possono effettivamente raggiungere. Un altro elemento che è emerso molto interessante è il tema dell'impatto. L'impatto è un tema prevalentemente, e lo dicono anche molte altre ricerche, un driver motivazionale tipicamente maschile, e qui ne abbiamo una conferma. Abbiamo rilevato dai nostri dati che è un motivatore che cresce con il crescere dell'età. Questo a riprova del fatto che le persone che poi abbiamo incontrato sono persone all'interno della popolazione manageriale
materiale che incontriamo, ma che come dire, motiva soprattutto gli uomini piuttosto che non le donne. Dopo avremo, diciamo, una slide che ci farà vedere proprio, proprio questo. Un altro elemento è quello della recognition, quindi della visibilità, del feedback, che invece è un elemento di motivazione soprattutto per i millennials. Questo a riprova che per loro il feedback è un elemento importante, no? Per trovare motivazione nel loro lavoro quotidiano, ma anche un elemento diciamo di motivazione più forte tendenzialmente nelle donne. La differenza non è elevatissima, ma è sicuramente, diciamo, un elemento più forte nella popolazione femminile. Di nuovo, questo per dire che le donne per crescere hanno bisogno di una certa visibilità e cercano visibilità e opportunità per potersi diciamo spendere. Lascio a Valentina le ultime due. Vado io? Sì. E vediamo uno dei punti che ci differenzia che differenzia le nuove generazioni da quelle più anziane, tra virgolette, ovvero la social connection. Per la generazione Z, anche per i millennial, è un motivatore importantissimo. La generazione Z è la generazione che più di tutte le generazioni sperimenta il senso di solitudine dovuto a questa vita ibrida che loro conoscono da quando sono nati, no? Se pensiamo da Bauman in avanti, dal liquido in avanti, come dire, riusciamo a connetterci e sconnetterci più velocemente di prima, ma siamo meno capaci di avere relazioni. Per loro questo tema è importantissimo, tant'è che sono quelli che ti vengono a chiedere il massimo della flessibilità quando fai talent acquisition, ma una volta che tu gli dici benissimo, vieni quando e come vuoi in ufficio, vengono tutti i giorni. Non so se ci avete fatto caso. Cioè, sì, è incredibile, no? Però se gli dici no, è un 3 più 2, ti dicono cambio azienda. Cioè, sono favolosi. Detto ciò, è proprio perché hanno quel bisogno di relazione così, come dire, così importante, così forte. E allo stesso modo anche il desiderio di vivere e di lavorare in un ambiente dove il livello di conflitto è basso, dove possiamo avere una relazione piacevole gli uni con gli altri, dove ci possiamo anche un po' divertire insieme. Ecco, questo diventa molto importante. È importante non solo per gli Z e per i millennial, è molto importante anche per quando abbiamo utilizzato la lente di genere, era, come dire, un valore più alto per le donne. Cioè, tendenzialmente si sta meglio in un ambiente che è un po' fuori da quelle metafore un po' più stereotipiche della guerra sul lavoro, ma più, no, in un mondo dove c'è un po' più di cooperazione, dove possiamo pensare che siamo un ecosistema, che quindi siamo tutti interconnessi. E questo è vero, come ci dicevamo, per i nostri giovani e per le donne. Ma se andiamo alla slide successiva, non va più avanti, ci proviamo, non va più avanti, ci saranno scaricate le pile e abbiate pazienza. Adesso chiediamo una mano a Ambra, se possiamo scrivere a Francesco che non funziona più il grazie. E nella slide successiva quello che andiamo a vedere è come si posizionano i motivatori, gli 8 motivatori per ogni generazione. Quindi avremo per i nostri Z, per i millennial, per gli X, per i boomer, una serie di blocchettini colorati, che ogni blocchettino colorato rappresenta il livello di una motivazione, e andremo a vedere come cambia tra una generazione e l'altra. Qui. Ci siamo fermati qui, Franci. Grazie. Ed è interessante perché la distribuzione delle leve motivazionali è molto diversa e ci richiede un'azione. Ah, ok, c'era l'ultimo dei layer che era possiamo tornare indietro un attimo, Marco? Grazie. Gli ultimi due motivatori erano autonomia e supportare gli altri. Autonomia abbiamo visto che non è un motivatore che leghiamo alle generazioni, perché cresce col crescere dell'esperienza professionale.
L'abbiamo letto così questo dato, perché è molto alto nei boomer, negli X e decresce sui millennial e sugli Z. Ci siamo interrogate e abbiamo convenuto che dal nostro punto di vista chiediamo maggiore autonomia mano a mano che diventiamo più experience, mano a mano che facciamo esperienza, mano a mano che guadagniamo un perimetro, per cui l'abbiamo letto così. Il supporting others, che è proprio la generosità nel donare il proprio sapere, le proprie competenze, è un motivatore fortissimo per i boomer. Cioè, come dire, una leva motivazionale che ingaggia tantissimo chi è nell'ultima parte del suo percorso di vita professionale e si sente probabilmente che quello è il momento di condividere e con le generazioni più giovani. E come vi dicevo prima, questi sono, guardate che cosa succede. Guardate, rispetto ai boomer come le hanno, come dire, no? Ci sono degli alti e dei bassi, ci sono delle leve che possiamo utilizzare e altre che non hanno nessun impatto. Cioè che non lo spostano la persona, anzi probabilmente la demotivano. Guardate invece, è uguale anche per gli X, anche nella mia generazione ci sono delle notevoli differenze. Guardate cosa succede con gli Z e con i millennial. Le leve motivazionali si armonizzano completamente. Che cosa significa questo poi in soldoni? Che quando gestiamo queste due generazioni qui, noi abbiamo da schiacciare molti più tasti di questo pianoforte. Non bastano più quelle 3-4 leve che eravamo abituate a conoscere nel nostro passato e che sapevamo, tipo equazione matematica, premo qui e ottengo questo risultato in termini di engagement. Questa situazione lo vedremo dopo, anche grazie alle esperienze che ci racconterà Anna Chiara e alla conclusione dove ci porterà Laura, richiede una capacità di leadership molto ampia, richiede davvero di farsi carico della persona quando diciamo la persona nel suo insieme. E ce lo dicono i dati, è stato abbastanza notevole poi vederli rappresentati così. Adesso andiamo un po' in approfondimento, allora, proviamo... lascio la parola a Laura. Grazie. Proviamo a fare un piccolo affondo e cominciamo dalle generazioni più giovani. Qui abbiamo riportato i dati medi e ovviamente vedete che non c'è grande differenza tra i diversi driver motivazionali, sebbene spicca appunto più di altri quello della social connection. E qui chiediamo proprio ad Anna Chiara di aiutarci a capire che cosa sta facendo il gruppo Generali per rispondere a queste mutate, no, esigenze delle nostre popolazioni più giovani. Grazie mille, piacere di essere qui. Innanzitutto, cioè, la prima cosa, il commento che volevo fare è che io mi ritrovo tantissimo nella ricerca, nella sua completezza, perché è forse la risposta un po' alle domande che girano nella testa non solo delle HR ma anche dei manager quando si trovano a gestire una popolazione multigenerazionale, no? Da un lato, e dall'altro il fatto che comunque la motivazione è cambiata. E secondo me il Covid, noi lo vediamo, lo viviamo tutti i giorni, ha proprio fatto fare un salto a quello che le persone chiedono al proprio lavoro, ai propri capi, alla propria azienda, alla propria vita, se vogliamo estenderla. Quindi questo bisogno di personalizzazione, di lettura, di comprensione di che cos'è, che motiva e spinge avanti le persone, sta crescendo e sta diventando veramente forte e rilevante. Noi forse in modo un po' intuitivo, credo, alla fine, già un paio d'anni fa, eravamo proprio in pieno Covid, abbiamo lanciato un programma per i talenti a livello di gruppo. Noi siamo un'azienda di 74.000 persone, presenti in 50 paesi, da Latin America all'Asia, quindi comunque un'azienda veramente globale con un livello di diversità significativo. E la prima cosa che ci siamo detti è: usciamo dal concetto che il talento lo individua il capo e facciamo una call to action, perché comunque l'ingaggio delle generazioni, no, più giovani passa attraverso una chiamata, no, rispetto a una competizione, un achievement, no, tutte le cose che in qualche modo ci avete spiegato prima. E non solo, facciamo una chiamata che li vede competere insieme a gruppi. Quindi abbiamo usato dei business game, abbiamo usato delle simulazioni, proprio per creare, se vogliamo, un'experience diversa e più adeguata rispetto, no, ai bisogni di questi ragazzi. E anche nel percorso di sviluppo, perché una volta
da 1000 che hanno fatto application, siamo arrivati a una selezione di circa 250 persone. Nel loro percorso di sviluppo abbiamo cercato di lavorare sulla mastery, quindi investimenti in formazione con una business school, con INSEAD, quindi anche una qualità di un certo tipo, ma sempre il gruppo, quindi creando questa community che poi è andata avanti. E a complemento della, diciamo, di questi 2 anni di viaggio, al termine dei quali o entrano definitivamente nel talent pool o qualora non abbiano performato bene escono, è mandatory nel nostro schema uno short term assignment, quindi un progetto che noi pubblichiamo sulla nostra piattaforma che chiamiamo WeGrow, quindi è la piattaforma di esperienze disponibili per i talenti, e la requirement che sia un progetto internazionale e in una funzione diversa. Noi, per esempio, io ho avuto nel mio team un ragazzo che veniva dall'Austria e faceva il controllo di gestione e ha lavorato con noi sul performance management. Quindi per dargli di nuovo quell'arricchimento con dei progetti, con degli obiettivi molto chiari, perché poi hanno bisogno appunto di misurarsi con un obiettivo chiaro. Quindi in a nutshell, per essere sintetici, visto che ci siamo detti che siamo in ritardo, questa è un po' la nostra experience. Che è un po' quello che abbiamo anche questa mattina, sì, con Ravi, no? Quindi è assolutamente in linea con quello che è il trend, quindi la call to action, l'auto proposition delle persone e il pubblicare, tra virgolette, sì, in piattaforma. Piccolo è quello che fa però, Unilever, comunque stiamo parlando alla fine di 250 progetti a livello globale, e fa scattare, cioè quello, certo, che noi abbiamo capito che questi ragazzi hanno una leva di retention forte, ma anche una leva di sviluppo, di comprensione di quello che valgono e di quello che possono fare. No? Certo. Allora, grazie, credo che sia stato molto utile. Abbiamo anche di nuovo lo stesso problema di prima. Chiedo ai miei colleghi di aiutarmi con il girare. Perdonate, evidentemente la tecnologia quest'oggi non ci aiuta e non si girano le slide. Intanto ve la racconto. Deve essere resiliente. Assolutamente. Da questo punto di vista... Aspetta. Pitch down. Va? No. Vabbè, intanto ve la racconto. Esatto, ve la raccontiamo e poi il prossimo affondo è un affondo sui baby boomers e vedrete ovviamente... Torna indietro. Ragazzi, non è bello neanche della una posizione diretta. Comodissima. No. Quale vuoi? Ok. Ci siamo? Quasi? No. Sì, ferme. Vai, ferme lì. Sta diventando divertente. Quindi perdonateci. Intanto ve la racconto. Ovviamente qui vedete molto di più quello che abbiamo visto prima. No, non ce la possiamo fare. Comunque, abbiamo... Sembra un po' scherzi a parte. Esatto. Questa è quella top. Torniamo indietro di una. Ok, eravamo qui. Ok, eravamo qui, grazie. Grazie. Allora, qui come vedete molto più evidente la differenziazione ovviamente delle leve motivazionali, dove vediamo quello che ci siamo detti prima. Ovviamente supporting others, autonomia molto elevati, così come l'impatto, che è un po' il power, che cresce al crescere dell'età. Ecco, io chiedo a questo punto ad Anna Chiara che cosa invece Generali sta facendo per mettere a frutto la disponibilità, la generosità e le grandi energie che ancora questa generazione vuole poter esprimere all'interno dell'organizzazione. Di nuovo ci ritroviamo tanto, adesso guardo di qua perché c'è la mia collega Alberta Zamora, che è il capo della nostra Group Academy. Sicuramente sono dei protagonisti importanti di tutte le attività di upskilling e di reskilling che portiamo avanti, perché comunque sono persone che vogliono dare agli altri, soprattutto ai giovani, la loro competenza. Quindi si offrono non solo nel delivery di formazione, ma anche nel disegno, ma anche nel supporto on the job. Quindi c'è una comunità di persone con una grande voglia di trasferire knowledge.
noi abbiamo fatto anche una formazione manageriale che è andata su tutto il mondo, quindi abbiamo fatto una formazione dei formatori che erano persone della linea, quindi è stato veramente un successo magico e abbiamo visto tantissime persone di questa generazione o della nostra generazione, quindi della generazione X, rendersi disponibili per apprendere, studiare e poi deliberare in giro per il mondo. L'altra cosa che fanno benissimo è il mentor. Noi abbiamo tantissimi mentor e quello che stiamo sperimentando, divertendoci anche parecchio, è un approccio strano che si chiama reciprocal mentoring. Quindi noi abbiamo fatto delle coppie fra un fiucerone, cioè i ragazzi di cui parlavo prima, e un senior manager. Sono i migliori mentori degli Z. E si fanno mentoring a coppia e a vicenda, no? Quindi è un bel modo per trasferirsi mindset, cultura, visione del mondo, competenza e fare nurturing l'uno dell'altro, no? Quindi non solo il mentoring tradizionale, che facciamo tanto, ma anche un mentoring un po' nuovo, che proprio ha l'obiettivo di avvicinare le generazioni, no? Perché poi queste generazioni devono coesistere e generare valore. Come fare a avvicinarle? Questa è un'ottima metodologia. E abbiamo visto che i nostri paesi stanno diffondendo questo approccio in modo abbastanza veloce. Abbiamo ancora 5 minuti, Lara, okay. Mi diceva. Sì, no? Sì, ci siamo. Allora, vediamo l'ultimo spaccato che abbiamo qui ed è l'affondo tra della generazione X e dei millennials, che come vedete, qui è più omogeneo, dove il supporting others e l'autonomia sono prevalentemente della generazione X, ma vediamo che c'è di nuovo l'impatto piuttosto che non la recognition e l'enjoyment, che sono altrettanto alti. Qui abbiamo voluto però guardare ad uno spaccato diverso, che è quello uomo-donna. Guardate qui quello che ci siamo detti prima, no? Ovvero che l'impatto è un forte motivatore soprattutto per la popolazione maschile, laddove invece l'enjoyment, quindi il contesto non conflittuale o dove il mastery è un motivatore soprattutto per le donne. Ecco, tra l'altro, da questo punto di vista, questi motivatori, diremo così, soprattutto quelli femminili, alcuni studi ci dicono che ovviamente sono portatori anche di una leadership di tipo diverso. Quindi chiedo a questo punto, Anna Chiara, e che a volte non è facile convincere le donne a prendere delle posizioni, per cui no, c'era un po' tutto questo mondo. Ad Anna Chiara chiedo che cosa state facendo invece sulla popolazione femminile, su questa dimensione uomo-donna, ovviamente su queste generazioni. Vado velocissima, visto che abbiamo 2 minuti. Allora, sì, noi che abbiamo, che passano. Di nuovo, impact qui vuol dire potere, non vuol dire impatto, sennò ci confondiamo. Sicuramente accelerare la carriera delle donne, soprattutto donne senior, significa andare a lavorare su quelle aree di motivazione che in qualche modo fanno clash, no? Con un modello di leadership maschile che è quello ancora predominante. Come? Facendo un assessment di partenza che in qualche modo restituisce loro lo specchio di come funzionano e quindi della strada che devono fare per leggere il contesto in un modo diverso, no? Quindi se io so che scappo dal potere, probabilmente riesco a lavorarci sopra. Certo. 2, mentoring con senior leaders, quindi il nostro management committee tutto fa da mentor alle persone che partecipano a questo leadership program, queste donne che fanno Lioness program, noi abbiamo come simbolo il leone, quindi è un Lioness program per il futuro. E poi facciamo formazione e coaching proprio sulle dimensioni di cui stiamo parlando. Quindi, political savviness, cosa vuol dire navigare un'organizzazione complessa e come farlo. Executive presence, come mi devo presentare in un'organizzazione che è diversa dalla mia. Quindi questo è il modo, lo facciamo sui senior manager, lo facciamo sotto sulle manager, è un programma che chiamiamo Elevate, dove ci sono i CEO che fanno da mentor e sponsor per queste ragazze, i risultati si iniziano a vedere. Bene, grazie. Allora
andiamo avanti alle ultime due conclusioni. E quello che vogliamo dire con questa slide, riprendendo il tema dei contratti, è come cambia il focus dal contratto a lunga fedeltà, dove era organizzazione versus intera forza lavoro, a il contratto della mia generazione, per cui alla relazione tra il proprio il manager e il proprio team, quindi in un, come dire, in un ecosistema più piccino, e l'energia veniva lì e veniva trovata lì, a il contratto di oggi, che è io manager versus la pluralità delle persone che guido all'interno dell'organizzazione, al contratto di domani, che andrà nella direzione del io divento, non sono più un manager di persone, ma divento un leader di identità. Perché ciascuno di noi, e qui mi metto il mio cappello dei, è portatore oggi in azienda di più di un'identità. Perché possiamo essere uomo, donna, genitore, non genitore, caregiver oppure no. E queste identità si intersecano tra di loro e le persone cercano una risposta all'interno dell'organizzazione. Si chiama identity management, non c'è più la identità. A questa arriviamo. Pluralità di identità di cui noi siamo portatori, portatrici. E in questo senso, possiamo andare alla slide dopo, abbiamo sviluppato un modello di leadership inclusiva, esatto. Proprio perché l'inclusive leadership è quella che ci permette di suonare tutti i tasti del pianoforte che vedevamo prima. Vai Laura, velocemente. Allora, velocemente ve lo illustriamo, secondo noi è legato a quattro dimensioni. Il primo, che è legato al me, a me stesso e quindi alla mia consapevolezza rispetto a quelli che sono i miei bias, i miei stereotipi, i miei pregiudizi, e soprattutto al non avere timore di esprimere la propria vulnerabilità e la propria umiltà. Non più tardi di ieri sera leggevo un articolo dell'Harvard Business Review della Edmondson, professor Novartis di Harvard Business Review, e di Thomas Chmorro Premuzic, ex CEO di Hogan, che dicevano che in periodi di crisi ciò che fa la differenza nella leadership è proprio il mostrarsi vulnerabili e umili, no? E quindi questo ci ritroviamo perfettamente, come dire. La seconda dimensione è la dimensione del me e dell'altro, no? Per rispondere al bisogno di ascolto delle persone, per creare un ambiente che sia safe per tutti, dove le persone possono fare speak up, dove possono esprimere sostanzialmente se stessi. La terza dimensione, la dimensione del me stesso e il team, dove quindi come valorizzare la diversità all'interno del team, come valorizzare l'unicità di ciascuno di noi per raggiungere un obiettivo comune, quindi farsi carico di sviluppare tutte le unicità all'interno del team e ottimizzare la complementarietà di queste unicità. Esatto. E poi infine il commit to equity, ovvero il avere, no, e fare in modo che ci siano le medesime opportunità per tutti, allo stesso livello retributivo, comunque un equo livello retributivo, per qualsiasi, diciamo, diversità, uomo, donna, di generazione e quant'altro. Quindi questo è un po' quello che dal nostro punto di vista in questo momento è ciò che può, come dire, lavorare sul agire tutte queste leve. Ti chiedo un ultimo into su questo, Anna Chiara, che ti ritrovi, non ti ritrovi? Così trovi salutiamo anche la nostra. No, mi ritrovo, credo che per alcune generazioni in particolare, per alcuni stili di leadership, questa sia una sfida enorme. L'altro giorno, ridendo, parlavamo tra di noi col mio team e dicevamo, ma se non capiamo qual è l'evoluzione richiesta, no, dai giovani, da un mondo che è totalmente diverso, queste grandi aziende non sopravviveranno. Quindi questa, secondo me, è una delle sfide più grosse. Ecco, aggiungo soltanto una cosa, che anche questo modello è stato fatto da noi, ovviamente, su una evidence-based research, quindi abbiamo analizzato e fatto una meta-analisi su 20 studi, e da cui abbiamo poi tratto sostanzialmente il modello. Su questo siamo andati oltre, abbiamo creato quello che chiamiamo il nostro Inclusive Leadership Booster, ovvero uno strumento di assessment che utilizziamo in ottica
proprio di sviluppo e che insomma ci fa piacere se volete testare e provare e saremo ben lieti di restituirvi ovviamente i vostri risultati personali. Noi vi ringraziamo.